Siamo a Firenze e fra i principali responsabili del fatto che, vabbè, a parte Burde è sempre stato Angolino, ma ecco, comunque, no, questa è una polemica a parte, un commento sui risultati di Firenze. Questa piazza un po'... è una piazza statica, diciamo, ecco, sicuramente è non è una piazza che dà grandi risultati da un punto di vista di crescita. Si può dire che qualche giovane che si è confermato e ha aumentato il voto. Si può dire che Pinchiorri rimane l'inarrivabile, ma è anche vero che non bisogna fare la corsa su Giorgio Pinchiorri. Credo sia importante capire però che Firenze è una piazza che ha una serie di problemi legati a che cosa? Al turismo eccessivo, e sicuramente è sicuramente una piazza, ora c'è giustamente Andrea che mi fa le battute, ma quello che voglio dire è una piazza che potrebbe esprimere grandi potenzialità. Il problema veramente per i ristoratori è riuscire a reggere con tanti problemi, turismo che non c'è, costi altissimi, gestione. Sono le trattorie che stanno emergendo in maniera sempre più preponderante, perché le persone le stanno sempre di più frequentando. Fra i giovani la crescita di Marco Stabile, ancora mezzo punto, le Murate, che sono un ristorante di classe che è aumentato ancora, però sicuramente questo spazio delle trattorie sarà da analizzare anche l'anno prossimo, e quindi ci faremo contenti anche Andrea. Oh, vabbè, un contentino anche per me, vabbè, finalmente Leonardo.